Grazie, allora Caterpillar IM, buongiorno. Direttore, Buongiorno. eccoci qua. Allora, oggi Ardemagni influenzato e allora vignette dal vivo, live di Cinzia Poli. Arriveranno un paio di telefonate, io immagino, durante il nostro collegamento e a quel punto saremo costretti, Ma come influenzato ormai. oppure quella torta buonissima che mi avete fatto mangiare ieri mattina? Si sospetta quello, direttore, si sospetta quello, Straordinaria, l'indigestione. era veramente buona, guarda. Non Si va bene sospetta per il mio quello. pancione, ma era veramente perché abbiamo fatto festa Ma e beh, siamo certo. saliti con Laura Longo e Vera Paggi al quinto piano, Al cos'è? quinto Quinto piano. piano Quinto, dei quinto, Corso quinto. Sempione e abbiamo fatto una festa in questo magnifico studio con grafica tridimensionale e Ebbene sette sì. operatori di ripresa dove. Certo. Beh, lei sa che quando viene a Milano noi ci prepariamo per la discesa con Albertini. Insomma, quando viene a Milano, qua si festeggia. E oggi bisogna capire invece, Natasha, che sarà delle elezioni. Sono election day o Oh sono no? regionali le prossime? Secondo me la cosa più demoralizzante è che si tirino in ballo discorsi politici quando in realtà alti anche o insomma o cose nobili tipo risparmiare dei soldi quando in realtà è abbastanza chiaro che è una questione di opportunismo politico che va bene nel senso che ogni partito vuole poi vincere alla fine, non è che si presenta per perdere delle elezioni, però lo dicessero e tra l'altro è questo il motivo per cui invece non va bene che si decidano queste cose o che per esempio sia in discussione ancora la riforma. La riforma della legge elettorale a ridosso delle elezioni, perché è chiaro che poi i Ma politici allora, vengono obnubilati e non si può, già fanno fatica a mettersi d'accordo tra gli schieramenti. ma perché poi la cosa bella è che un anno fa gli stessi che oggi vogliono l'election day non lo volevano per il referendum e dicevano: no, ma è bene tenere È separate le perché si cose, fanno i conti in il tasca. referendum da una parte, le amministrative dall'altra. Oggi, a un anno di distanza, dicono: oh, dobbiamo risparmiare, mica possiamo fare prima le regionali, poi le politiche, tutto insieme. E allora sono lì a fare i conti coi bilancini per dire: allora forse conviene fare l'election day, e no, allora forse conviene tenerlo diviso. No, tra l'altro leggevo sul Fatto Quotidiano di questo emendamento che ristabilisce i vitalizi per i consiglieri regionali, cioè li abolisce, come era stato detto dal Ma? governo, ma solo dalla prossima legislatura. Allora, se volete risparmiare, risparmiate su tutti i fronti, oppure siate schietti e diteci che volete fare l'election day perché pensate che così salvereste qualche voto in più. Che La cosa curiosa, però, rispetto a ripeto, un è anno fa, legittimo, però è ditecelo. Perché certo. ci si sente un po' presi qua, così, un po' In in giro, giro? ma sì, un pochetto. Attenzione, attenzione. Allora, rispetto a un anno fa, mentre Cinzia Poli sta quasi completando la sua prima Miau! vignetta, rispetto a un anno fa, gli ascoltatori si dividono. Cioè, ci sono quelli che dicono: no, è bene tenere divise regionali e politiche, perché altrimenti si perde poi il significato delle Non regionali, se ne che è può parlare, specifico, che ha esatto. una sua, ovviamente, logica È e importanza. a cui va data l'importanza che merita. Per cui, Allora, insomma, è su molto questo vi calda. posso, diciamo, interrompere perché Sì? su questo c'è un intervento di Onida, che è Sì. costituzionalista, il quale dice, va bene, se si fa l'election day finisce che le elezioni regionali vengono schiacciate. È vero che, come dicevate voi in battuta, le elezioni regionali della Lombardia o del Lazio sono anche elezioni politiche nazionali, ma c'è anche diciamo, un vissuto regionale, Eh sì. amministrativo che forse dovrebbe essere, come dire, valutato, no? Tutelato. Tutelato. Lazio e Lombardia, ricordiamo, sono il 32%, se non sbaglio, insieme Eh del sì. PIL nazionale, quindi non sono proprio due regioni, ci sarebbe anche il Molise, però diciamo come peso economico oltre che politico. E anche di numeri, Certo. perché da sole Lombardia e Lazio, insomma, ne fanno parecchie. Mi sembra di sentito. Scusi, c'è già una telefonata. Io Dei poteri posso. paranormali. Pronto? Sì. Sente prima di noi. Eccellenza. Ancora. Certo, subito, immediatamente. Scusi, direttore, c'è la prima vignetta di Cinzia Poli. Berlusconi lancia Marina perché sembra lui nel 94, con un'azienda piena di debiti da sistemare? Vabbè, No. vabbè, ma io non capisco chi è questo grande fratello che chiama Caterpillar? Magari è il Non. presidente, una grande Guardi. sorella. Non È posso lei che ha dirlo. Non deciso. Finché risponde posso dirlo. Solibello non potremo saperlo, ma non Non mi fa posso dirlo. rispondere, No, quindi. adesso non posso. Dopo Suona di rispondo. nuovo, No, non mamma posso mia. rispondere. Mamma mia, non può rispondere, Pronto? Più tardi, grazie.
Come più tardi? Omaggi. Gli dice anche più tardi. Omaggi, mamma eccellenza, mia. Grazie. Mamma mia. Io non sopporto, scusi, io non posso sopporto questa deferenza. Ma non è, ma no, è la schiena dritta. Non ma è quale che schiena dritta? Omaggi. Insomma, direttore, la questione delle politiche è caldissima. L'altro viaggio che stiamo facendo a Caterpillar IM è quello dentro il centro-sinistra. Ieri abbiamo sentito Osvaldo Napoli. Oggi, dentro il centro-destra. Dentro il centro-destra. Lapsus, lapsus di Solibello. Mi perdoni. Ieri Osvaldo Napoli, oggi il sindaco di Sanremo, Maurizio Zoccarato, un battitore libero del PDL che non ha risparmiato niente nessuno. No, e tra l'altro la cosa principale è che entrambi dicono: beh, visto come stanno le questioni, le primarie lasciamole perdere, nel senso non c'è partita. Però su questo quindi... Crosetto, che è un uomo, diciamo, sì, che non buono. La manda a dire, il gigante buono, ha detto a Rai News 24, ha detto, vabbè, se non ci sono le primarie, però levatevi dalla mente Marina, Berlusconi o altri, il candidato premier e il segretario Alfano, no? Perché non ne possono attenzione. Più di questo stop and go dalla sì, Malindi. Sì. Malindi sì, Malindi no. Invece i nostri eretici del PDL sono sulla linea, no, se queste sono le primarie, viva ridateci Berlusconi. Silvio, sì. Vogliamo Silvio. Ognuno. Il sindaco di Sanremo dice... se questi sono i candidati, non c'è storia. Sì, il sindaco di Sanremo ha detto chiaramente quello che dicono in molti dentro il PDL da mesi, cioè che Alfano ha avuto la sua occasione e non si è dimostrato politicamente all'altezza, non è stato in grado di riformare la giustizia, riporto, durante il suo quando era durante il suo mandato al ministero, e non ha avuto il carisma per tenere un partito che ha preso al 25% e che oggi è allo sfascio. Gli ho chiesto se e secondo lui Silvio. Non c'è una responsabilità di Berlusconi nel non aver saputo, diciamo, concimare un terreno da cui potessero nascere i futuri leader. Lui dice di no. Napoli invece, secondo me, no, vabbè. No, giusto. Perché ieri sera ho bevuto dei vini biodinamici e c'era tutta la storia che raccontava il produttore di quanto è bello far crescere le cose in maniera naturale e armonica. Quindi io stavo parlando Silvio di armonia. Potrebbe usare la biodinamica per far crescere Angelino? No, per far crescere altri leader. Invece Napoli, secondo me, invece è più un fan proprio di Berlusconi. Quindi... sì, ma l'ha visto ieri sera, c'era Samorì da Vespa, ci hanno detto... ha fatto delle cose incredibili, ha scavalcato a sinistra Chavez. No. Dicendo... ma con me ha fatto molto di più, cioè, guarda, su questo non discuto. Tra l'intervista a Vespa e quella a Rai News 24, vedetevi quella a Rai News 24. Da noi Samorì, che è un personaggio interessante, che mi ha criticato, che ha detto che io faccio bene il mio mestiere, ma che sono un po' reticente, cioè non mi rendo conto, non sono abbastanza dalla parte di chi soffre, di chi denuncia la ingiustizia sociale. È intollerabile quella che il capitalismo finanziario ha creato, e lui dice che bisogna combatterla. Sì, dice che bisogna combatterla in nome del capitalismo. Ma la chicca, io purtroppo non, in questi giorni non sono ancora pronto per farvela sentire, così un mio capriccio e arriva, ancora non ci siamo, prossimamente su questi schermi. La cosa più bella che ha detto, parlavamo di... modelli di sviluppo di Fiat eccetera eccetera, ha fatto anche delle critiche a Marchionna, quello di essere ipocrita sostanzialmente. Vabbè, quello ormai. Vabbè, e poi la cosa più bella che ha detto è ha detto: io se vengo eletto, altro che Renzi, faccio una legge che vieta il motore a scoppio. Sì. Che vieta il motore a scoppio. Perché così andiamo verso la per riconversione. L'inquinamento, certo, ma io lo voglio votare. Cioè, se io vieto il motore a scoppio, voi capite, solo motori elettrici, cioè altre cose. Con il, con il carburante non più. L'ha detto. Ma oltre Chavez, ma di tanto. Ce l'ho. Eh beh, Chavez, avendo il petrolio... Io che non sono un terzamondista, ho detto, dico sì, insomma, Guido Viale, che è stato un grande leader del 68 e che oggi si occupa di questo, così non l'avrebbe detto neppure lui, ecco. Male, perché non è un terzo mondista? Sono molti più di noi, hanno allora, anche facciamo, diritto. No, ma scusami, Natasha, perdonami, è un problema di epoca, perché tu parli del terzo mondo di oggi, sì, assolutamente, Brasile e tutto quello, India, eccetera, eccetera. Io parlo di quando si parlava di terzo mondismo tanti anni fa,
ed era un modo sostanzialmente per bypassare il confronto con le questioni dell'Occidente, cioè invece di porre il problema della riunificazione europea, era meglio dire e pensare a Fidel, che è pure una cosa importante, o a Guevara. Questo è il concetto. Avevo una grande ammirazione per Guevara, ma non ero terzomondista. Cioè, A non lo questo so, punto vogliamo. se volete andare a vedere i film, che so, c'erano alcuni, dico uno con Lucio Dalla, che era I Sovversivi, no? E lì c'era un elemento, diciamo, terzomondista. Parlavo di un tempo antico, chiedo scusa. No, no, ma ci mancherebbe. No, però a questo punto avviso già il nostro Filippo Rossi, cerchiamo Samorì Sì, per vogliamo averlo Samorì, settimana vogliamo prossima in assolutamente. No, trasmissione, voglio sapere, perché. tra l'altro, Samorì con cosa gira nel frattempo che c'è ancora il motore a scoppio. Chi Come lo si sa, muove avrà lui? una bicicletta solare, avrà un Può deltaplano essere, una macchina eolico. elettrica, sì. Beh, insomma, Comunque vi do il incredibile. brano così vi divertite di più. Assolutamente. Ha visto invece la prima pagina della Gazzetta, che concorda con quanto dicevamo ieri, Sai il che la gol più Gazzetta bello della storia. me l'hanno nascosta, però c'è anche sul Corriere della Sera, la Guardi, ce rovesciata l'abbiamo qua, europea gliela di facciamo Ibra. Ecco, vedere. vedete. Eccola qua. Ci sono i fotogrammi del gesto atletico È e il gol più creativo. bello Era di giusto, Poli, sempre. era giusto. Adesso ha fatto, Eccolo eccolo. qua. È il gol più bello di sempre. Punto di domanda. Non è neanche una rovesciata, è un colpo di karate. È un. Cos'è? Taekwondo, vede, a Taekwondo. proposito di terzomondismo, ma perché bisogna mettere insieme le forze di tutti, io non sono perché prevarichi nessuno. Qua, infatti, Ibra ha messo insieme il taekwondo e con Il il calcio. calcio e forse ha fatto il gol più bello di sempre. Non bisogna aver paura delle contaminazioni. Sono i puntini di Steve Bene. Jobs che si sono uniti. C'è. Madonna, che favore! C'è, sento. Ecco. Direttore, mi Senta. perdoni. No. Doc. Pronto? Eccellenza. Certo. Sicuramente. Subito. Immediatamente. Grazie. Ecco qua, Cinzia Poli. Ah, ok. Alla domanda se ridurrebbe la sua pensione da 15.000 euro, Amato ha detto: Non capisco la domanda. E per la sordità fanno altri 1.000 euro. E certo, non Ma come volete si fa? negare a quel povero uomo un contributo per un handicap? Ma scherziamo! L'indennità. Magnifico, Ma come si fa? A grazie, lunedì, buon fine arrivederci. settimana, viva! Bene, Election Day si tratta, è il titolo del Messaggero.